In quanti avete lavorato alla realizzazione di questo pannello? La classe 4B del liceo scientifico ha lavorato per la realizzazione di questo pannello e siamo 16 studenti. Quanto tempo ci è voluto per realizzarlo? Ci abbiamo messo 3 giorni, abbiamo sfruttato la didattica creativa e appunto abbiamo portato a termine la realizzazione di questo pannello grazie anche alla coordinazione di professoresse quali la Cunzolo e la Sciortino. Che cosa racconta questo pannello? Allora, diciamo che racconta la storia di Mazara, i punti salienti di Mazara, qual è la pesca e anche il turismo. La realizzazione di questo pannello rientra nell'ambito di un laboratorio realizzato dal liceo Adria Ballatora? Sì, questo pannello decorativo è stato realizzato dagli studenti del liceo durante la settimana della scienza, 17, 18 e 19 dicembre. In questa occasione sono stati organizzati diversi laboratori tematici da tutti i docenti e studenti, affrontando le tematiche dell'Agenda ONU 2030. In particolar modo, tutti i docenti di disegno e storia dell'arte del liceo hanno organizzato un laboratorio artistico volto alla rappresentazione e alla realizzazione di questo pannello in ceramica che rappresenta le tradizioni, la cultura e la vocazione artigiana e commerciale della città di Mazara del Vallo. Quest'opera è stata realizzata da ben 31 studenti del nostro liceo. 31 studenti, quindi ognuno ha lavorato praticamente ad una, due mattonelle. Il risultato finale, quando abbiamo riassemblato tutta l'opera, è stato superiore alle nostre aspettative, perché l'opera sembrava realizzata da un'unica mano. Quindi per noi quest'opera ha un significato molto importante, perché rappresenta la bellezza e l'amore, la bellezza della forza creativa dei nostri giovani e l'amore per la nostra città, l'amore per il nostro lavoro, perché quest'opera è frutto della collaborazione tra studenti e docenti. Quindi abbiamo voluto donare quest'opera all'amministrazione comunale e a tutta la comunità cittadina proprio come messaggio di speranza. Quindi ringraziamo tutta il comune e l'amministrazione per aver dialogato in maniera attiva con l'istituzione scolastica. Sindaco, questo momento di festa con gli studenti del liceo Adria Ballatore con la donazione di questo pannello. Come vedete è un pannello bellissimo, quello che sorprende è che è stato fatto a 31 mani, mi dicono, ma sembra in realtà l'opera di un unico artista. Davvero emerge un lavoro di squadra e una sinergia. Complimenti agli studenti, complimenti agli insegnanti che hanno guidato questi ragazzi e noi siamo ben felici di accogliere questo dono e di averlo sistemato in uno degli angoli più importanti di Mazara. Un lavoro di squadra, quello realizzato dagli studenti e dai docenti del liceo Adria Ballatora. Quest'opera di ceramica è nata in un laboratorio artistico in sinergia tra docenti e studenti delle terze, quarte e quinte classi. E durante la settimana, come avevo detto prima, della scienza, è una settimana dedicata alla creatività, dove i ragazzi sono addirittura loro i promotori del progetto, realizzano, lo mettono in atto con i docenti e poi alla fine escono, diciamo, capolavori come questi. Quindi non soltanto una cultura umanistica, letteraria, ma anche, diciamo, pittorica, coreutico-musicale, cioè i nostri giovani sono aperti a tutto. Noi abbiamo seguito i lavori sia all'inizio che poi alla fine. È stato veramente bellissimo vedere questo capolavoro crescere giorno dopo giorno. Appunto, questi 31 ragazzi si sono impegnati giornalmente per questa settimana per realizzare quest'opera. Veramente frutto dell'amore, dell'entusiasmo, perché l'entusiasmo loro si vedeva crescere giorno dopo giorno. Averlo donato alla cittadinanza di Mazara del Vallo, vedere che il signor sindaco e tutta la giunta comunale lo ha accettato come donazione, veramente i ragazzi non potevano essere più felici, come i docenti e anche io, sinceramente, come dirigente.